Cominciamo da, ma mettiamo la letteratura in testa, che in genere la Cenerentola e finisce sempre per ultima. Comincerei dal Piccolo Principe. Piccolo Principe perché è una fiaba per adulti, cosiddetta fiaba per adulti, in cui questo giovane alieno impara e cerca di imparare le nostre regole, probabilmente insegnandoci quanto di più profondo a noi spesso è sfuggito. Io lo ritengo uno dei libri fondamentali, l'ho fatto anche in radio quando ero giovane, Piccolo Principe, ed è ovviamente il rapporto tra lui e la volpe, meraviglioso, ma soprattutto mi è rimasto quel senso di rispetto dell'appuntamento che dice Piccolo Principe, perché è come quando ti aspetta, no? L'altra persona conta i secondi, dice so che verrà una persona a cui voglio bene. E bisognerebbe avere molto rispetto per le persone quando si dà un appuntamento e non solo. Piccolo Principe è uno dei testi con cui aprirei la mia vita di bipede umano. E la continuerei con un libro di Kurt Vonnegut che non può mancare, che è Cronosisma, ma potrebbe anche essere Galapagos. O potrebbe essere un qualsiasi altro film di Kurt Vonnegut, ma la generalità di Cronosisma è che prevede che ci sia una specie di scissione spazio-temporale nel nostro mondo che porta il mondo nel 2001 a rivivere completamente gli ultimi 10 anni dal 1991 al 2001, come per dire, non si possono cambiare, sono stati anni un po' stupidini, ma dobbiamo riviverli per forza, per renderci conto di tutte le stupidaggini che abbiamo fatto. Beh, Cronosisma è un libro che aiuta a riflettere sul nostro senso e sull'importanza di quello che facciamo, anche sui paradossi e le contraddizioni di quello che forse non dovremmo fare e facciamo ugualmente. Poi Kurt Vonnegut mi chiama Saul Bellow, un altro grande scrittore Jewish, lui, ebreo, Saul Bellow, uno scrittore credo di origine polacca, superstite durante il nazismo di una fucilazione e quindi superstite anche nella sua scrittura. La magia di questo scrittore, peraltro premio Nobel per la letteratura, con questo, io credo, libro capolavoro che è Herzog, e quindi le lettere di Herzog, ma anche con Il pianeta di Mr. Samler e con tanti altri libri, anche se io consiglio Il dono di Humboldt con questo Charlie Citrine o Citrine che è il protagonista, un protagonista già defunto che ha lasciato in eredità un qualcosa di strano che non si sa che cosa sia. In realtà il protagonista di questo libro è un essere umano come noi, a cui capitano tutte le cose che possono capitare quando uno va avanti con gli anni. Si sposa, fa un figlio, si separa dalla moglie, purtroppo accade, e poi dopo si trova un'altra donna, qualcuno, un amante, può capitare, debiti, crediti, fortuna, disgrazie. E beh, l'abilità di Saul Bellow è di raccontare tutti questi accidenti con una profondità, con una pulizia, con una chiarezza, con un fascino fantastico enorme. Quindi il dono di Humboldt, non vi posso dire in che cosa consiste il dono, perché sennò non leggereste più il libro. Saul Bellow. Poi un altro libro che mi ha divertito molto è La gang del pensiero, di Tibor Fischer, questo scrittore di origine ungherese e americano, che narra la storia di un professore di filosofia che per problemi economici, insomma, gira in Francia. In Francia perché in Francia? Perché dice è l'unico luogo dove la filosofia ancora ti fa rimorchiare dalle donne, perché c'è un certo rispetto per la figura del filosofo, per cui lì si broccola, si parla di filosofia. In genere questo non accade. In Francia, sì. E quindi lui si trasferisce in Francia, ma anche lì non riesce a sbarcare il lunario, un giorno sta girando e provano addirittura a rapinarlo. Lui però non ha soldi e questo rapinatore dice: accidenti, magari se mi deve capitare, non sei un turista? Sì, sono un turista e non c'hai i soldi. No, sono un turista senza soldi, ma proprio un turista senza soldi mi doveva capitare. E gli confessa di essere un rapinatore sfortunato anche perché gli capitano persone senza soldi e lui allora comincia a parlargli e dialogando scoprono di essere la coppia ideale, cioè uno rotto a tutto,
che è pronto a fare qualsiasi cosa per disperazione, e l'altro, raffinatissimo, un professore di filosofia, che però anche a lui le cose non vanno molto bene e quindi è disposto a tutto. Cosa fanno? Le prime rapine filosofiche. Per cui decidono di assaltare banche facendo rapine filosofiche, cioè andando appunto dai cassieri o dalle cassiere e dicendo: questa è una rapina esistenzialista, questa è una rapina platonica, questa è una rapina neoplatonica, lei come la vede? Cioè, quelli dello sportello, insomma, quelli che lavorano in banca rimangono talmente interdetti che dicono: questi non essere matti, è meglio dargli i soldi. E inizia un racconto fantastico tra azione e soprattutto il fatto che il nostro protagonista in qualche maniera insegna la filosofia al rapinatore più sgangherato. Quindi sono delle pagine scritte poi benissimo. Poi il libro che mi ha cambiato la vita, devo consigliarvelo, si chiama Nebbie di Miguel de Unamuno. Perché dico che mi ha cambiato la vita? Perché, quelli sono motivi miei personali, ma rimane il fatto che uno dei libri più intelligenti e ricco di colpi di scena, scritto da un filosofo, scrittore, romanziere che in Spagna ha studiato nelle scuole, una specie di Pirandello italiano. Arriva prima di Pirandello, attenzione, anzi potrei dire che Pirandello è stato ispirato da molti scritti di Miguel de Unamuno, e questo è un romanzo straordinario, Nebbie, perché parla di questo protagonista, Augusto Perez, che un giorno esce di casa e decide di andare a destra. Se fosse andato a sinistra, la sua vita sarebbe cambiata. Anzi, all'inizio lui decide di seguire un bambino che passa, poi invece passa una ragazza meravigliosa e decide di seguire lei, e quella ragazza gli rovinerà la vita. Appunto da spingere al suicidio e toglierà tutti i soldi. Ma colpo di scena, a questo punto interviene direttamente l'autore che gli dice: no, non puoi suicidarti perché io non l'ho previsto e quindi tu devi continuare a vivere. E lui dice: ma io non c'ho più voglia perché il cuore è distrutto, sono in non c'ho più voglia. E lui dice: devi continuare a farlo. Il romanzo va avanti e c'è un ulteriore colpo di scena straordinario nelle ultime tre pagine che non vi dico, se no non lo leggereste. Credo più o meno di aver raccontato tutti o perlomeno grossa parte della letteratura che vi consiglio.